Allora, buongiorno, anzi dovrei dire buonasera perché sono le 6:30. Ho dei capelli. Allora, il fatto è che adesso li asciugo, non li liscio nemmeno, non faccio nulla e rimane questo effetto qua che mi piace molto. Solo che ora la frangia con questo taglio non mi piace più tantissimo, quindi provo a spostarla di là. Solo che essendo corta non mi piace moltissimo, quindi ci sposto anche un po' questo ciuffo qui, solo che poi sembra riporto e quindi terrificante, è veramente terrificante. Quindi quasi era meglio fare l'aiuto. Sì, mi sa che adesso riporterò la riga in mezzo e la rifarò bene la frangia, almeno finché non cresce abbastanza da spostarla. Però devo dire che questa lunghezza, per chi è come me, né riccio né liscio, ma uno schifo, non è male, perché rimane quell'effetto che non dovete per forza lisciarli, ma a me piace molto. Allora, inizio il vlog alle 6:30 di sera di giovedì. Perché questo weekend farò cose e quindi magari volevo portarmi un pochettino con voi qui, tipo domenica sicuramente sono da IKEA con i miei genitori, quindi magari vi faccio vedere qualcosina. Domani in realtà non tantissimo interessante e vabbè, comunque vediamo, magari troviamo qualcosina, tipo ogni tanto preparo qualcosa di carino per cena così, però visto che non ho un insieme di video, magari non registro. Oggi mi è arrivato un pacco, aspetta che lo prendo. Comunque sì, stasera siamo a cena dai miei genitori, quindi adesso io inizierò preparare per quel che può essere preparato, nel senso che ho su un paio di jeans e il maglione, rifarò solamente la frangia perché appunto non mi ci vedo così, però andrò proprio così easy, maglioncione e jeans ovviamente. E facciamo una festa sorpresa a mio papà che ufficialmente da domani è in pensione, quindi siamo tutti molto felici di questa cosa. E basta. Allora, volevo farvi vedere il pacco che mi è arrivato oggi. Allora, ho fatto un ordine da come si chiama? Farmacia Loreto Gallo. Non ho mai fatto ordini da questo posto, ma tutto è successo perché stavo per guardare un video e ho visto la pubblicità di questo prodotto che ora vi mostro e che mi si è aperto. Ma volevo farvi vedere la fattura, non c'è qua dentro, perché non mi ricordo i prezzi. Vabbè, mi sembra 43 euro tutto, considerando che un prodotto sicuro costa 20 euro, il termometro 5. Non so, comunque vi scrivo qua i prezzi. Allora, praticamente ho visto la pubblicità di questo prodotto della Vichy. Si chiama Mineral 89 Booster Quotidiano Fortificante Ripolpante, 89% di acqua termale, mineralizzante di Vichy più acido ialuronico, pelle tonica idratata che risplende di salute. Allora, ho visto questa pubblicità e sono andata così a farmi un giretto su internet, come faccio ogni tanto, a guardare le recensioni ed erano tutte ottime. Cioè, ho detto, mamma mia, tutte queste recensioni ottime, non c'erano video. Erano tutte le recensioni su Amazon in giro sui vari siti, il che ho detto, boh. Perché mediamente quando vedo tante recensioni positive e un sacco di video so che è una sponsorizzazione. Mentre ho visto che un sacco di persone che compravano fisicamente su Amazon e negli altri posti mettevano recensioni positive, gente che scriveva anche non posso più vivere senza. Vabbè. Allora ho fatto una ricerca su Google per vedere un po' il costo, dove trovarlo. E adesso non vorrei dire una cavolata, ma se non sbaglio, questo io l'ho pagato 12, 13, 14 euro. Sicuramente sotto i 15 euro, ne sono quasi sicura. Aspettate che controllo e faccio prima. Ok, sono andata a controllare la fattura così non siamo qua a perdere tempo. 13,79 euro. Cosa che ho visto in giro che c'era anche un prezzo più alto, tipo 20-25 euro. L'ho trovato 13,79 euro, forse era 14, ma con lo sconto di benvenuto che era del 5%, comunque l'ho pagato 13,79 euro e allora ho detto vabbè dai lo proviamo. Ed è questo, ovviamente mi è arrivato oggi quindi non l'ho provato. Vi faccio vedere il
packaging, che comunque, cioè, nel senso, è fatto bene, vabbè che è Vichy, quindi non è che mi aspettavo una ciofecata, però è fatto così, quindi con la pompetta che mi piace molto, questo è tutto in vetro, bello. E quanti sono? 50 ml di prodotto, e questo in realtà dovrei metterlo tipo prima della crema viso. Vediamo se qua mi dà qualche informazione. Allora, senza profumo, senza alcol. Allora, rinforza la barriera cutanea, fortifica la pelle, la rende più resistente e rimpolpata, pronta a ricevere tutta l'efficacia dei trattamenti applicati successivamente. Allora, la pelle risulta immediatamente più tonica e idratata, giorno dopo giorno risplende di salute. Applicare 2 gocce sulla pelle pulita, mattina e sera, come primo gesto della routine di bellezza. Successivamente applicare il proprio siero e o la vostra crema viso. Allora, io in realtà la sera sto utilizzando questo qui di Estée Lauder e il suo contorno occhi. Quindi o lo metto questo, lo metto sotto al siero, sotto all'Advanced Repair, o lo utilizzo solo la mattina, non lo so. Adesso faccio dei test, vediamo come risponde la mia pelle. Comunque vi tengo aggiornate, fatemi sapere se l'avete provato, se volete una recensione, fatemi sapere, comunque nel caso ci aggiorniamo. Poi, stupidamente ho comprato un termometro perché noi abbiamo quello digitale, ma ogni volta non si capisce, suona o non suona. Boh, io non mi fido molto di quella temperatura perché secondo me è sbagliato, cioè non lo so. Comunque, in farmacia non c'è più quello col mercurio, non chiedetemi perché, perché penso che il mercurio non sia, boh, quando si spacchia, che si è mai spaccato il termometro, a me no, per fortuna. Comunque, vabbè, 5,71 euro, ho comprato questo termometro qua, Scrauso, cioè ecologico, che, ah, non, questo non contiene mercurio. Ah, forse la tipa della farmacia mi aveva spiegato che quelli che non contengono mercurio poi non va giù la temperatura. Cioè, se non sbaglio, mi aveva detto che dopo che prendete la temperatura bisogna subito farlo scendere, perché altrimenti quando poi lo andate a riprendere per provare la temperatura un'altra volta ci vuole un po' di tempo per farla scendere. Adesso non mi ricordo se è un ricordo reale, cioè mi sembra che era per quello che non. Vabbè, comunque, ho preso un termometro. E poi ho preso lui, oh sì, lui, penso che sia una lei, lo volevo da tantissimo tempo e l'ho preso. L'ho pagato 20,90 euro, prezzo mi sembra buono, visto che appunto ero su questo sito, già che c'ero controllato se c'era, ho preso anche lui. L'ho preso perché? Perché avevo comprato quello di L'Oreal, quella cremina, che in realtà ho già quasi finito, che io tengo sotto la doccia, perché io mi strucco in 2 modi. O utilizzo aiuto, i dischetti e l'acqua micellare, quando mi devo struccare così fuori doccia. Mentre se mi butto direttamente in doccia truccata, cosa che accade il 95% delle volte, soprattutto quando lavoro, mentre magari nei giorni di riposo, durante il pomeriggio mi capita di volermi struccare, vado, mi strucco e poi dopo faccio la doccia la sera. Sì. E quindi ero incerta perché non mi sembrava un prodotto adatto a me, e quindi avevo comprato quello della L'Oreal in crema, che ho pagato boh, 5-6 euro, pensando se non dovesse piacermi quel prodotto lì non lo compro quello di Clinique, perché appunto sarebbe uno spreco di soldi. In realtà vi faccio vedere questo qui della L'Oreal, che è questo, che questo è più cremoso, è più una crema, mentre quello di Clinique è più corposo, come se fosse un burro. Se non sbaglio Lush faceva un prodotto similare. Adesso sempre con una mano devo andare ad aprire, aspettate. Eccoci. Cioè, adesso non guardate che fa un po' schifo perché c'è del nero dentro, perché è il mio trucco. Però vedete che è quasi finito. E a parte che ci ho messo un sacco a finirlo perché ce l'ho secondo me da minimo 6 mesi. E ne prendo un pochettino, lo bagno al volo il viso, ne prendo un pochettino, lo massaggio, e l'unica cosa che mi sento di consigliarvi è di prendere una di queste spugnettine qua che io tengo sotto la doccia. E vabbè, le lavo e le cambio ogni tot, e praticamente la inumidisco e poi rimuovo tutta la crema, perché altrimenti così solo con la mano, senza
usare qualcosa per rimuovere questi prodotti, rimane un po' quella patinina che non mi piace. Ho provato anche il panno in microfibra, però a me il panno in microfibra in doccia non mi è per niente comodo perché poi mi rimane sporco, mentre questa qui vedete più pratica, si asciuga velocemente e, perché l'ho usata tipo ieri sera già asciutta, la metto tipo proprio tipo la metto sopra la doccia poi così. Ecco, lo appoggio poi sopra, lui si asciuga velocemente, mentre il panno è un macello, non so mai dove appoggiarlo e non mi sembra molto igienico, mentre questa qua ogni tot la butto perché costa una cavolata e mi trovo bene e riesco anche a pulire bene dove c'è il mascara, così mi ci trovo bene. Quindi, visto che sto finendo quel prodotto, mi piaceva, nel senso come genere di prodotto, ho deciso di comprare questo. Allora, sicuramente lo conoscerete tutte, ma io ve lo apro, ve lo faccio vedere, sempre con una mano, sempre con una certa maestria che non ho. Eccoci, ce l'abbiamo fatta. Cioè, questo è proprio un tipo, sembra una cera, sapete quella dei capelli? Cioè, è proprio cerosa così. E vabbè, ovviamente non l'ho ancora provato e ovviamente non lo proverò finché non ho finito quello lì, perché altrimenti mi conosco. Outfit, io ve lo mostro quello di stasera, ma non è niente di che perché appunto vado a cena dei miei. Allora, ho messo praticamente questo maglioncione qui, super super ampio, col collo così un po' alto, di H&M. Lì non si è più rosa di quello che vedete voi. Poi ho messo sotto una canottierina così nera, molto semplice, e sotto ho un paio di jeans semplicissimi neri. Vabbè, vi faccio vedere così. Adesso metterò le scarpe. Credo che metterò le Dr. Martens, credo. E i capelli, vedete, poi alla fine ho fatto così, ho spostato davanti la frangia, l'ho lisciata un pochettino e niente. Avevo gli occhi truccati da stamattina, ho solo rinfrescato un pochettino il blush così. E sulle labbra ho una combo, cioè una matita questa qua di Kiko, aspettate. Ho su questa matita qua di Kiko e sopra ci ho messo questo, che tanto durerà pochissimo. E sulle unghie non mi piace per nulla, ma non ho voglia di cambiarlo. Ho messo stamattina questo smalto qui, che è un po' effetto metallizzato di Kiko, ma credo che sia una collezione passata. Non mi piace, si è già rovinato. Però adesso non ho tempo di cambiarlo. E basta, questo è il mio outfit. Ah, vi devo far vedere una giacca bellissima che mi ha regalato Fabio per San Valentino, di Mango. Ok, ho messo le Dr. Martens, così, quindi il jeans nero, la canottierina e il maxi maglioncione. Niente, adesso vi faccio vedere la giacca. Beh, outfit è super semplice. Aiuto, metterò una borsettina nera, credo. E poi c'è lei, che è là, il mio piccolo cuore. Andiamo a fare la pappa? Andiamo! Andiamo a fare la pappa? Vieni! Andiamo! Andiamo! Subito! Buongiorno, questa è la situazione oggi. Nevica, nevica, nevica. Quindi credo che rimarremo chiuse in casa tutto il giorno. Detto ciò, tanto c'è Lolitina qui che dorme, strano. Allora, questo avevo fatto vedere che l'avevo ordinato, visto che mi è mai piaciuta tantissimo, gli ho ordinato anche per lei la versione con Jack. Adesso lo apro e ve lo faccio vedere perché è appena arrivato. Eccolo qui. Quello di Loli è quadrato, mentre questo qui è praticamente verticale. Meno male che domenica andiamo da Ikea così prendiamo la cornice. Molto bello, guarda, mi piacciono moltissimo anche gli occhi, molto espressivo, mi piace tantissimo. E niente, così c'è il regalo per la mamma. Adesso gli mando subito la foto così è contenta. Devo dire che è arrivato molto velocemente, l'ho ordinato su AliExpress, credo settimana scorsa. Comunque è già arrivato. Guardate che bello. Molto bello. Allora, ragazzi, vi faccio vedere cosa preparo per pranzo. Ho qui del pane che voglio fare due fette, farle praticamente abbrustolire con un pochettino di olio, questo qua, il tartufo bianco. Metto, adesso vi faccio vedere cosa faccio. E poi sto facendo scaldare un po' di minestra con porro e carote. E niente, quindi adesso taglio un pochettino le fette, non riesco con una mano, quindi un attimo. Allora metto un filo d'olio così.
faccio scaldare un attimino. È molto profumato questo olio, non l'ho mai provato, è la prima volta che provo questo qua. È del Monili Tartufo Bianco, olio extravergine d'oliva. Adesso lo provo e poi appena si scalda un pochettino ci metto dentro i pezzettini di pane e basta. Il trucco è metterci una sottiletta in mezzo perché rende tutto molto più porcoso e adesso ci metto tutti i miei crostini così fustionanti magari. Faccio così. Volevo fare una cosa carina, molto scenica per voi, ma in realtà non ci sono riuscita. Questo è il mio pranzo. Buongiorno. A parte questa faccia sconvolta che ho, ma va bene, è tutto normale. Allora, sono le 8 di sera. Fabio arriva tra mezz'ora, quindi dovrei un attimo svegliarmi a fare la cena. Che cosa faccio per cena? Allora, tra l'altro, stavo pensando, mi piacerebbe vedere, vero che io molto spesso nei vlog ve lo faccio vedere, però mi piacerebbe proprio un video di cosa mangio durante la giornata, magari possono essere un po' di spunti. A me piace molto guardarli perché magari prendo spunti su cosa preparare. Poi adesso che sono a casa un pochettino più di tempo, magari scrivetemi qui sotto se vi piace vedere qualche video in particolare, se a parte video outfit che me li scrivete sempre in tantissimi. Il fatto è che una ragazza mi ha scritto su Instagram, mamma che faccia ragazzi però, che paura, e mi sono anche truccata stamattina. Vabbè, una ragazza mi ha scritto su Instagram come mai non faccio più molti video outfit. Il fatto è che prima facevo molti video outfit perché comunque lavoravo in un negozio dove non potevo vestirmi come volevo e quindi io tutti i giorni mi vestivo come, vabbè, adatto un negozio, però comunque mi vestivo come volevo. E solo che poi successivamente sono andata a Twin Set dove avevo una divisa che cambiavo ogni 6 mesi, però comunque avevo quelle 4-5 divise da mettere, quindi non aveva senso. E mentre adesso che lavoro da diffusione tessile ho un completo giacca pantalone, quindi anche lì ho una divisa, quindi non riesco più a registrare video outfit per quello. Poi comunque non è che faccio molte uscite serali, cioè nel senso i miei giorni di riposo magari o vado a fare la spesa, queste cosine qui, quindi magari un maglione, un jeans, cioè non sto molto. Vabbè, parte il telefono che stava per volare e distruggersi, adesso che magari sono a casa proverò a registrare qualche video. Comunque fatemi sapere se vi piace vedere qualche video in particolare, scrivetemelo qui sotto. Allora, quindi vi faccio vedere cosa preparo questa sera. Ok, magari le cornette per voi non hanno un aspetto meraviglioso, per me piacciono proprio così, proprio cotte così, in questo modo. E niente, quindi adesso le faccio andare ancora 2 minuti e poi sono pronte. Ok ragazzi, alla fine è stato in forno 25 minuti, secondo me è pronto, quindi niente, adesso lo lascio nel forno spento, adesso vediamo perché qua dovrebbe arrivare tra 5 minuti. Quindi finisco di preparare la tavola e poi posso impiattare. Impazzita. Ciao ragazze, allora nuovo video, cioè volevo solamente chiudere questo vlog perché l'ho iniziato, devo chiuderlo come sempre e colgo l'occasione per farvi vedere due cosine che ho comprato oggi, quindi vi faccio vedere queste due cosine. Intanto volevo anche dirvi che ho comprato un illuminante di Cosmify di Basic Guy. Vabbè, comunque vi metto il link sotto. L'ho preso Ebe, se non sbaglio, si chiama così. Ed è bellissimo. Non è troppo chiaro, l'ho messo sia qui, qui e un pochettino qui. Ce l'ho su da questa mattina alle 8 e durata top. Tra l'altro ho preso un bel colore perché non posso farvi vedere perché lo sto in bagno. Comunque, ho preso un colore che secondo me posso usare anche come ombretto, quindi. Allora, ho fatto un salto da Essence e Tiger. Allora, Essence ho comprato due cavolate. E vabbè, uno è il mascara che sapete che compro sempre. Adesso lo faccio vedere. Ho ricomprato questo, che vabbè, sapete, è sempre il mio solito. E poi ho comprato questo per provarlo perché ho visto delle ottime recensioni su internet. Io ho preso il colore 05
non sento parlare bene, quindi vabbè, ho detto lo proviamo. Allora vi faccio vedere, ho fatto così lo scovolino, lo swatcho, che ovviamente non l'ho swatchato perché non c'erano i tester, ed è questo. Vedremo, vi aggiorno, vi faccio sapere com'è. Se dovesse essere buono, magari provo anche gli altri colori, perché questo costa 3,29 euro. Poi sono andata da Tiger e ho preso 3 cavolate. Ho ricomprato questi perché li utilizzo tantissimo. Sono... vabbè, vi posso vedere, tanto li apro. Tanto gli altri sono quasi finiti. Sono delle bustine dove io ci metto dentro di tutto. Se mi avanza del formaggio, se mi porto dietro della frutta a lavoro, se mi porto un panino. Comunque, vedete, sono fatte bene perché comunque sono belle strutturate. Lo trovo la dimensione perfetta, mentre quelli di IKEA, se non sbaglio, ci sono i 7, o quelli troppo grandi o troppo piccoli. E adesso non mi ricordo, perché comunque l'ultima volta che sono andata IKEA non li ho trovati, quindi non li ho presi. E ho ripreso questi qua da Tiger, 2 euro, ce n'è dentro 20. Sì, non è, nel senso, il rapporto prezzo non è forse il top, però guardate, è carino anche se avete dei bimbi, boh, non lo so. Sono carini, sono fatti così. E visto che mi ci ero trovata molto bene, li ho visti e li ho ripresi. Ne ho ancora 3 o 4. Comunque sono fatti bene. Poi ho preso questa cavolatina qui per fare il cappuccino. Io in realtà ho una macchinetta apposta che è attaccata alla, non quella della Nespresso, ma simile, perché io ho la macchinetta del caffè De'Longhi e quindi ho comprato questo similare a Nespresso per montare il latte. L'ho comprato su Amazon, se vi interessa vi metto il link qua sotto. L'ho pagato, mi sembra, sui 50 euro. Sì, è una bomba. Il problema di questi prodotti, secondo me, perché mi sono informata anche su quello di Nespresso, è che non si può smontare il contenitore interno, ma per pulirlo bisogna togliere la cosa che fa il frullino e lavarla dentro, cercando di non bagnare attorno, perché ovviamente c'è il meccanismo dentro. Quello lì non è a batteria, è attaccato a una presa, ha una piattella sulla base, magari adesso finito il video lo faccio vedere, si appoggia su e si mette il latte e si monta, ed è fantastico, c'è una schiuma fenomenale. Cioè mia mamma credo che venga a bere il caffè da me solo per quello. E niente, però appunto non è super pratico, quindi ho detto ma sì dai, 4 euro. Ho visto che c'era anche da IKEA 1,40 euro, 1,90 euro, però mi sembrava proprio fragile, fragile, fragile. Mentre questo qui 4 euro mi sembra un pochettino più stabile, non lo so perché ho questa impressione. Ovviamente va a pila, adesso cercherò di smontarlo e metterci le pile, e quindi sì, questa cavolatina. Perché appunto quello lì non è proprio super super pratico, poi lo lascio lì, ci metto dentro l'acqua, poi lo lavo. Questo qua diciamo che è un pochettino più immediato. Però se cercate quel genere di montalatte, cioè una cosa similare, ve lo consiglio, perché con quello mi ci trovo benissimo e l'ho già preso da tipo 2-3 anni, quindi. E poi come sempre ogni tanto quando vado compro sempre una spezia o comunque qualcosa del similare. Ho comprato l'erba cipollina. Io non so se avete visto i miei video, ogni tanto quando faccio vedere le preparazioni uso tantissimo l'erba cipollina, quindi ho deciso di comprare questo bustone, così almeno ce l'ho in casa. Niente, ho comprato queste cosine, vi faccio vedere al volo il montalatte e vi mando un enorme bacio e un saluto. E al prossimo video. A proposito, se avete voglia di vedere un video in particolare, se avete delle richieste, scrivetelo qui sotto, perché non mi ricordo se l'ho già detto o nessuno mi ha considerata, ma potrebbe essere. Comunque scrivetemi qui sotto cosa vi piacerebbe vedere. Vi faccio vedere il montalatte e poi consideratelo un saluto. Dunque, vedete, lo tengo qua vicino, qua c'è la macchinetta, scusate se è zozza, e questo qui è il montalatte, fatto così, si stacca e lì praticamente c'è la carica, diciamo, è fatto così, questo è per fare montare il latte caldo e questo freddo, e si toglie qua, si mette il latte, e adesso c'è quello lì, c'è quella rotellina lì, se no mediamente si mette questo per montare, mentre questa qui lo gira soltanto e si scalda. Mentre questo qui è per fare proprio la schiumina. E solo che il problema è che poi per lavarlo bisogna, cioè, fare attenzione a non bagnare questa zona qua, perché ovviamente è tutto questo sistema qui. E però mi piace molto, mi ci trovo molto bene, devo dire che fa veramente una schiuma fenomenale. E lo tengo lì vicino alla macchinetta. E niente, volevo farvi vedere questo. Vi mando un enorme bacio. Ciao!